piano piano siamo arrivati anche al rifugio Casentini. Forestale Casentini. Ora si va non a vedere. Lo spengo mica, Vale. Ora si va a vedere se ci danno qualcosa da bere o da mangiare, tanto per cambiare. Rifugio forestale Casentini, come si vede anche dalla scritta, Corpo Forestale dello Stato, anno 1935. Sembri quasi una turista, te diamo. Sì? Sembri una turista, sì, sì. Il rifugio è tutto addobbato a festa, perché sapevano che si veniva noi, e quindi hanno tirato fuori il meglio di loro stesso, o di loro stessi. Comunque, ragazzi, c'è poco da fare. Posticino davvero incantevole. Ora andiamo a verificare se ci danno qualcosa da bere, però, perché l'arsura la fa da padrona. La temperatura nel frattempo è scesa a 18-19 gradi, ma si sta proprio bene. A quanto sembra c'è anche qualcosa da mangiare, ma noi purtroppo siamo dopo pranzo, quindi ci accontentiamo di due mesi di pezzettini di torta. Però vedendo qui dal menù, insomma, se uno veniva all'ora di mangiare, tortelli, ravioli, maccheroni, tagliatelle, ribollita, mamma. Zitti zitti, quatti quatti, sono arrivati due trancettini di torta e ora zitti zitti ce li pappiamo all'interno di questo rifugio. E dopo il dolcino che fai? Non prendi un caffeino al rifugietto? Siamo noi. Ci siamo tutti, si ripiglia tutto quello che c'è dentro. Metto il ragno. Sì, mettili, perché qui vogliono tutti vedere il ragno. È campeggio, allora uno mette le tende lì, credo. Poi ci saranno anche le camere, o ci dormono padroni. Io non te lo so. A disposizione di tutti i clienti, addirittura c'è anche una gislonga disponibile per tutti. Attento, vorrei non batti subito la testa lassù, perché te ti conosco. Quando hai mangiato il pezzo, oh, se ti messi sta bene qui al Zolicino. Davvero, Temperatura ideale, 18-19 gradi. Io guardo quasi se dura ciunciullarmi così, ma finché mi addormento. Se ci porti via la testa, imbecille, con un drone così.
all'acqua continuamente, senti lo sgorgoglio. Ma così, se non tutto il muschio. Muschio? Era tutto dentro la fontana. Fatto bene. Il muschio ce l'aveva, è modificata la fontana. C'era tutto il muschio lì nel mezzo, in quelle parti. Io non mi sono vedevato. Fatto bene, grazie. Non è ancora finita la storia delle fotografie, è 45 minuti che siamo a questa fontana. Vada. Bella, 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 bella davvero. Bella, no? Bella, sì, vai, finito, stop. Fate bene? Ok. Finita la storia delle fotografie, finita l'escursione al rifugio Casentini, ora piano piano zitti zitti, senza far rumore, a motore spento perché la benzina è quasi finita, bisogna tornare sotto terreno, con calma. Destinazione terreno. Beh, ma non è che ci si ferma a terreno, si va giù ancora perché... Se no si rischia di rimanere senza cena, io quando si tratta di mangiare non voglio segare l'uscio.